Allora, Zauri, come si può commentare questo pareggio? Amarezza per il gol preso al 90esimo, quando sembrava praticamente fatta, però al 92esimo Castrati con un miracolo ha evitato quella che sarebbe stata una beffa gigantesca. Sì, beh, sarebbe stato veramente allucinante, perché dopo una partita giocata secondo me bene per larghi tratti rischiamo di togli di perderla. È chiaro che il contraccolpo del gol subito ovviamente ha inciso un pochettino la testa dei ragazzi, ma alla fine portiamo a casa un pareggio che probabilmente è anche giusto, però visto come è nato lascia un po' di amaro in bocca. Ieri avevi bleffato in conferenza stampa, hai detto probabilmente non cambierò modulo, hai cambiato modulo, ma sei soddisfatto poi degli esiti di questo cambio di modulo? Beh, assolutamente sì, io credo che i ragazzi oggi abbiano dimostrato che non è il modulo ma l'atteggiamento che fa la differenza. Eravamo in vantaggio fino a un minuto dalla fine, per cui la dice lunga su quello che i ragazzi oggi hanno proposto. Possiamo giocare in tanti modi perché ho tanti ragazzi bravi che possono fare più sistemi di gioco, poi il campo è sempre il nostro padrone che ci dice se abbiamo fatto bene o meno. Non ami parlare degli arbitri, delle direzioni arbitrali, però questa sera la direzione arbitrale di Ross ha lasciato qualche perplessità, qualche dubbio su alcune decisioni. Secondo me sì, però è chiaro che ovviamente sono di parte. Secondo me il gol, che la punizione che poi fa scaturire la seconda punizione è nostra, non è loro. L'arbitro l'ha invertita e chiaramente poi si è innescata una mischia che poi ha fatto nascere la punizione dal limite. Secondo me il fallo non c'era, però ormai 1-1 è andato. Drudi uscito per problemi muscolari, è così un infortunio che dovete valutare? Dobbiamo valutare, credo si sia fermato in tempo perché ha sentito indurire e si è fermato subito, quindi speriamo non sia nulla di grave. Borrelli questa sera bene, soprattutto nella ripresa, però hai fatto scaldare sia Maniero che anche gli altri giocatori d'attacco. Pensavi ad una sostituzione che poi c'è stata però nel finire di partita? Sì, il Gennaro ha speso tanto e probabilmente il cambio sarebbe stato anticipato, però il fatto che Drudi ha chiesto il cambio chiaramente abbiamo dovuto rallentare un pochettino. E poi il fatto che avevamo in vantaggio di un gol ovviamente ci ha fatto ripensare un secondo, poi comunque il cambio andava fatto perché Gennaro ha speso tanto, Maniero era pronto per entrare, mi dispiace che ha giocato poco. Qualche giocatore questa sera sottotono, qualche nazionale soprattutto, sei d'accordo? Ma insomma i ragazzi hanno fatto, tanti di loro, un solo allenamento con noi, quindi io non posso fare altro che ringraziarli, hanno fatto una grandissima partita e non dimentichiamo chi avevamo di fronte, per cui sono contento assolutamente della prestazione dei ragazzi. Chiudiamo volgendo lo sguardo alla gara di domenica prossima con il Perugia, ritroverai Massimo Oddo? Beh sì, abbiamo 3 punti in palio, sarà un piacere salutarlo prima e dopo, è chiaro che durante i 90 minuti saremo nemici, ma solo per quelli. Grazie al tecnico del Pescara Luciano Zanetti.